Strategie e progetti, il secondo ed ultimo appuntamento online dell'approfondimento al ciclo in materia ambientale che è iniziato lo scorso 25 ottobre. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi introdurrò in questo evento. Do il benvenuto anche alla relatrice, l'architetto Giuseppina Liuzio, dell'area della pianificazione territoriale del Comune di Palermo ed esperto di semplificazione di Formez PA, alla quale a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, chiude l'approfondimento al percorso di aggiornamento e divulgazione nell'ambito della semplificazione amministrativa in materia ambientale che è iniziato lo scorso 25 ottobre 2018 con, appunto, con un percorso che fa sempre parte del progetto Open Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, il progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Gli appuntamenti di questo approfondimento di questo ciclo di approfondimento è stato il primo webinar si è tenuto il 24 giugno, la valutazione ambientale strategica e la vinca, gli obiettivi della strategia dello sviluppo sostenibile e poi l'incontro di oggi, la via e la vinca, dalle strategie ai progetti. Questi due incontri sono stati finalizzati al rafforzamento delle competenze professionali pubbliche e private impegnate nello sviluppo e nella valutazione degli impatti ambientali e di piani, programmi, progetti alla luce degli obiettivi e delle strategie a supporto dello sviluppo sostenibile della biodiversità, dell'ambiente urbano, delle aree interne e del nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione. Nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione sono stati svolti diversi incontri, seminari e webinar, dalle tematiche dalla conferenza dei servizi alla SCIA, la modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, commercio, notifica sanitaria, imprese, edilizia, ambiente, digitalizzazione, spettacoli e trattenimenti pubblici. Sempre nell'ambito, per avere sempre un'idea di tutti questi eventi online e in presenza, basta collegarsi alla pagina eventipa.formez.it al nodo 17455. Sempre nell'ambito di questo progetto ricordo anche la nascita della nostra rete, la rete .italiasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini e dei tecnici ed è dedicata allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. Questa rete è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del PON Governance ai progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare con le credenziali di FPAuth sul pulsante Accedi, si viene subito iscritti all'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per poter partecipare anche alle altre due aree di lavoro che sono attive, la modulistica standardizzata e semplificata, SUAP, conferenze dei servizi, basta cliccare sul pulsante Partecipa. Una piattaforma molto importante che, che aiuta e supporta con guide, FAQ, chiedi all'help desk e con un remind a tutti i nostri seminari e webinar. Andiamo all'incontro di oggi che è rivolto al personale degli enti locali SUE e SUAP, responsabili del rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale a tutti coloro che sono interessati alle tematiche trattate e dopo la mia accoglienza e apertura ci sarà l'intervento dell'architetto Giuseppina Liuzzo e poi un tempo stabilito nella seconda parte del webinar per le risposte che voi scriverete nella chat. Quali sono i punti che toccheremo oggi? Verificare la collocazione delle proposte progettuali all'interno di obiettivi specifici a supporto dello sviluppo sostenibile, della biodiversità, dei processi VAS per piani, programmi generali o di settore. Conseguire la qualità degli studi e della reportistica ambientale per sviluppatori e valutatori degli interventi di trasformazione e rigenerazione. Definire opportune liste e modelli di controllo per facilitare l'imperatività delle prime fasi di avvio delle procedure di valutazione ambientale tra i proponenti, i soggetti competenti in materia ambientale che a vario titolo intervengono nei procedimenti.
La chat, questo strumento così importante in cui potrete trovare supporto e potete scrivere tutte le vostre domande, che poi appunto verranno passate alla relatrice per la seconda parte del nostro webinar. Ricordo, come sempre, che nella pagina Eventi PA nella quale vi siete iscritti troverete poi a breve anche la registrazione e le slide utilizzate dalla docente. A tutti, mi sentite? Spero di sì. Buon webinar. La giornata di oggi è un pochino più densa perché andiamo ad approfondire alcune tematiche lasciate volutamente aperte nel webinar precedente per andare a capire come, operativamente, con quali contenuti o tipologie di verifiche, gli sviluppatori e i valutatori possono andare oggi, vedremo come, a verificare se strategie connesse a obiettivi di sostenibilità all'interno appunto di piani, programmi o di valutazioni ambientali strategiche che rimandano in qualche modo all'attuazione appunto di progetti suscettibili o meno a VIA, possono essere utilizzate per dare, diciamo, seguito non solo alla razionalizzazione che abbiamo visto essere stata effettuata all'Unione Europea, ad esempio con l'innesto di procedure coordinate e comuni. Noi abbiamo l'articolo 27 bis che abbiamo visto della VIA regionale, ma diciamo l'esortazione ad applicare questo tipo di razionalizzazione e quindi a coordinare o a rendere comuni le procedure. Diciamo che non è soltanto relativo al 27 bis, come vedremo, ma viene sollecitato in più parti anche al 152.06. Quindi in pratica oggi, scorro adesso le nostre diapositive, abbiamo già Paola Pirani ha introdotto gli obiettivi operativi della giornata di oggi, che ripetiamo sono quegli obiettivi operativi che abbiamo visto essere sollecitati dalla Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, ma in generale da tutte le strategie che sollecitano e hanno sollecitato nel tempo appunto l'integrazione della dimensione ambientale in tutti gli atti di pianificazione, programmazione e di interventi da essi discendenti, appunto progetti, azioni o interventi. Quindi, per chi non avesse seguito il webinar precedente, il nostro, diciamo, focus è centrato sulla necessità, appunto, rilevata già come fabbisogno fondamentale per l'attuazione delle strategie di sostenibilità nella strategia che da livello mondiale è stata declinata poi a livello dei singoli stati membri. Abbiamo visto anche la volta precedente che dal punto di vista dell'attuazione nel campo appunto della pianificazione o delle policy, di un contenitore molto importante, abbiamo visto sono ad esempio le pianificazioni strategiche delle città metropolitane, che nel prosieguo della loro appunto attuazione, quindi non soltanto individuazione, stanno avendo luogo in più parti d'Italia. Questa necessità appunto della formazione, ma anche della creazione di un'expertise, quindi di una competenza, è necessaria attuarla ai vari livelli. Abbiamo visto a livello della conoscenza comune, a livello dei partecipanti delle consultazioni, sia in sede di formazione che di valutazione, delle strategie, dei piani dei progetti, i cosiddetti stakeholders o shareholders, e quindi in sede di partenariato, ma fino ad arrivare appunto pilastro 4 o vettore 4 in questo caso, alla educazione, sensibilizzazione e comunicazione, ai vari livelli della sua disseminazione, ma soprattutto per ottenere, vettore 5, l'efficienza della pubblica amministrazione nei processi anche di semplificazione amministrativa. Quindi è un fatto abbastanza importante. Ottenere la semplificazione e la razionalizzazione, abbiamo detto, sono vettori impliciti della strategia di sostenibilità.
Oggi faremo una discesa un poco più particolare. L'altro giorno abbiamo detto, ma in che modo, ad esempio, queste erano anche varie domande che provenivano da tutti i partecipanti, un poco in che modo noi andiamo a verificare poi a livello di azioni, di interventi, quindi a una scala diversa di valutazione che potrebbe essere la VIA, che potrebbe essere la procedura coordinata e comune del 27 bis. Ma potrebbe essere, come noi vediamo, la stessa VAS, laddove è consentita l'opportunità strategica di operare già una verifica della sostenibilità dei singoli interventi sulla base della sostenibilità generale del piano o del programma. Infatti, nel webinar precedente abbiamo richiamato le relazioni fondamentali tra i piani. Gli orientamenti e anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale che abbiamo declinato fino a livello locale, cioè abbiamo verificato la possibilità di innestare misure e azioni gestionali nelle competenti sedi che sono quelle regolamentari, ad esempio dei piani regolatori generali, che sono sempre misure gestionali. Da una parte, quindi, il piano ha delle sue norme di attuazione, ti dice quali sono le azioni consentite o vietate in maniera molto banale. Dall'altra, una loro regolamentazione. La regolamentazione che noi abbiamo visto essere possibile per dare poi senso alla verifica della sostenibilità degli obiettivi era appunto l'innesto, partendo dalla VAS, arrivando fino al piano. L'innesto, per esempio, nelle aree prossime o interne ai siti della rete Natura 2000 di azioni gestionali e di azioni genericamente indicate dai piani di gestione. Quindi, come vedete, è molto fluida la relazione tra valutazioni che attengono alla strategia o alla pianificazione, cioè cosa faccio e cosa potrei fare per rendere un territorio più resiliente e più appunto resistente, quindi non solo irrobustire diciamo, gli ecosistemi, ma dare anche sostenibilità alle azioni. Abbiamo visto che i passaggi di scala e quindi i passaggi e le valutazioni, e queste sono abbastanza importanti, sono considerazioni fondamentali per i team di sviluppatori e valutatori. Non sono, sono diciamo veloci. Io posso passare all'interno anche di una VAS a un livello di approfondimento, come vedremo, che verifica anche anticipatamente una sostenibilità o le condizioni delle sostenibilità di azioni e di interventi. Quindi la volta precedente cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato i principali obiettivi, ci cioè abbiamo preso tutti gli importanti obiettivi per la verifica di sostenibilità che abbiamo detto essere ormai endogeni nella formazione dei piani e dei programmi. È inevitabile, ma man mano c'è, diciamo, un'evoluzione del concetto di sostenibilità. Abbiamo detto già sostenibilità è abbastanza restrittivo, però garantisce quelle condizioni, il mantenimento delle condizioni ambientali di partenza o comunque ottimali. E quindi abbiamo preso questi set di obiettivi dalla strategia, abbiamo detto ormai sono prestazionali. Obiettivi ambientali sono altri dei piani, ma già questi obiettivi di sostenibilità devono essere la buona parte intrinsecamente propri degli atti di pianificazione e programmazione. Poi abbiamo visto i famosi set o gli indicatori o i core set che è venuto fuori e Istat poi lo ha in qualche modo sistematizzato, abbiamo visto anche rimando al sito dell'Istat, appunto di tutti quegli indicatori che sono stati sviluppati dagli obiettivi e dai vettori di sostenibilità. E sono molto importanti questi indicatori perché se sono declinati in maniera intelligente in quel ciclo che è DPSIR, cioè il ciclo che a noi serve per testare la bontà in termini di sostenibilità di un piano, quindi il piano che risposte dà sia dal punto di vista strettamente ambientale
perché può essere un piano che nasce per la gestione di tematiche ambientali, per l'aria, per la qualità delle acque, il dissesto idrogeologico, quindi andare a controllare queste situazioni strutturali, quindi piani che sono destinati al mantenimento delle condizioni di efficienza e di resistenza delle matrici ambientali. E quindi là ci sono degli obiettivi intrinseci che vengono da norme, chiaramente, o da atti di pianificazione sovralocali, ma la maggior parte sono ovviamente norme e direttive sia comunitarie che degli stati membri, fino a declinare opportunamente, abbiamo visto quel set di indicatori, sia di prestazione che ambientale, sia di verifica poi ex post col monitoraggio, che abbiamo visto essere quelli dell'Istat, che poi caratterizzano la sostenibilità dei piani e che poi noi, in quanto sviluppatori o valutatori, andremo a costruire all'interno o verificare all'interno dei piani. Poi ci siamo lasciati con una importante relazione alla fine del webinar precedente, ossia la relazione che è possibile generare all'interno di una procedura comune, VAS-VINC, estensibile anche alla procedura comune anticipatoria in qualche modo della VIA. Cioè all'interno di una procedura comune VAS-VINC potremmo pensare a una verifica di tipo coordinato, è una procedura anche quindi coordinata, con il comma 4 dell'articolo 10. Il comma 4 cosa dice? La verifica di assoggettabilità a VIA, di quell'articolo 19, può essere condotta nel rispetto delle disposizioni, ovviamente contenute nel presente decreto, quindi secondo gli allegati anche alla parte seconda, che sono derivati sempre da allegati delle direttive, noi dobbiamo essere sempre chiari su questo. E quindi cosa succede? In questo caso, quando noi informiamo il pubblico, quindi le modalità di informazione, che poi è la pubblicazione, ovviamente la modalità di informazione è l'avvio di procedura e la pubblicazione per la consultazione, devono dare specifica evidenza di questa integrazione procedurale. E questa è un'opportunità molto significativa, che spesso, e oggi avremo un esempio su cui andremo a verificarlo, esempio comune, una pratica comune, per il disallineamento anche dei tempi diciamo di vigenza delle norme, non ha consentito, ma da questo momento in poi lo dovrà consentire, di gestire procedure comune, cioè di andare ad anticipare, ad esempio, all'interno di una VAS-VINCA, che molto spesso avviene una procedura comune VAS-VINCA, è chiaro che in caso di pianificazione in un territorio dove ci siano siti della rete Natura 2000, la procedura deve essere comune e integrata, ovviamente. Però in questo caso è anche possibile, con l'esempio che oggi noi andremo ad analizzare e con le checklist che poi andremo ad approfondire, è possibile utilizzare questa opportunità. E quindi questo comma 4 ci apre, per così dire, le porte per verificarle. Come la verifichiamo? Oggi ho deciso di utilizzare un parere istruttorio, ma anche il decreto, che è relativo al procedimento ambientale, sempre procedura comune VAS-VINCA, per i piani di mobilità sostenibile interna alle isole minori siciliane occidentali, appunto con questa procedura unificata. Che cosa viene fuori dal parere istruttorio? E io vi consiglio molto spesso di utilizzare la lettura dei pareri istruttori e dei decreti per andare a decrittare, quindi o fare il procedimento inverso, dire perché il parere istruttorio ha rilevato queste situazioni o di criticità o di opportunità e non sono state per esempio colte dallo sviluppatore. Vedremo perché. In questo caso è avvenuto anche un disallineamento importante, ma che in qualche modo ha condizionato il non innesto di questa opportunità della vigenza del codice dell'ambiente. Cioè, vedremo che c'era un piano regolatore delle isole minori che era stato approvato nel 2005,
I piani regolatori poi spesso erano dei singoli comuni all'interno delle isole minori, ma comunque erano stati tutti approvati entro quell'anno, ancora non era vigente il decreto legislativo, quindi privi di VAS, e questo è importante. È un PMS che contiene una serie di infrastrutture importanti previste all'interno di quei piani regolatori, che sollecita a questo punto, anche in assenza di procedura VAS, l'attivazione della procedura comune con la VIA o con l'articolo 19. Quindi andiamo con calma e tiriamo un bel respiro. Partiamo proprio dalla procedura VAS. Quindi dicevamo, il parere cosa fa? Riprende tutto quello che prende atto, perché in genere i pareri non fanno altro che prendere atto, e questo è importante per chi sviluppa, prende atto delle dichiarazioni, dei contenuti, delle affermazioni e delle valutazioni che ha fatto il redattore del rapporto o dello studio ambientale. Quindi non può entrare nel merito della valutazione della bontà degli studi. Ecco perché noi abbiamo sempre detto: gli studi devono essere di qualità, perché prendere atto degli studi da parte di un gruppo di valutatori, che potreste essere anche voi, non significa che gli studi vengano, tra virgolette, validati, cioè si prende atto della responsabilità culturale e scientifica di ciò che viene dichiarato, per cui è, diciamo, una precondizione fondamentale per chi valuta. Non posso andare a entrare in contraddittorio con quanto è stato dichiarato. Posso evidenziare delle problematiche, per esempio, relative al mancato svolgimento del rapporto, dei contenuti sulla base degli allegati di normativa. Quindi, cosa facciamo quando andiamo a valutare? Si prende atto di quello che c'è. Però nel prendere atto e nel riportare le parti salienti dello studio, quindi la parte che descrive il piano, i contenuti di questo piano, le azioni presunte, eccetera, la parte che poi è un riferimento dell'ambiente, sia in assenza di piano, quindi la sua probabile evoluzione, abbiamo sempre, la legge ci dice di andare a verificare in assenza di piano, sia la probabile evoluzione in presenza del piano anche con gli scenari alternativi. Però il gruppo istruttorio rileva che gli interventi della proposta di piano potevano, appunto, suppongo, ma anche dichiaratamente espresso da loro, stante il livello e il dettaglio delle informazioni e gli interventi contenuti, perché il piano mobilità sostenibile è un piano strategico, laddove però ha uno scenario di interventi, diventa una sorta di piano integrato. Quindi stiamo attenti anche alla delicatezza dello strumento che stiamo andando a valutare. In fondo è una sorta di piano di governo della mobilità, se vogliamo chiamarlo piano di governo, ma è anche un piano strategico di mobilità, non è, diciamo, né regolativo né gestionale. E quindi bisogna essere anche, come dire, attenti alla tipologia, l'abbiamo visto la volta precedente, e alla gestione del piano all'interno di un rapporto ambientale che potrebbe dar luogo a chi valuta, ecco, nel gruppo di valutazione, a misunderstanding, cioè a fraintendimenti, oppure a giusti intendimenti e a conseguenziali osservazioni. Mi spiego. Il gruppo istruttorio nel parere, e quindi chi ha sviluppato, ha inteso, e quindi chi ha sviluppato da una parte, e il gruppo istruttorio che ne ha preso atto, ha definito appunto il PMS, il piano di mobilità sostenibile, manca la U perché non è un piano urbano, è un piano delle isole minori, tra l'altro molto importante perché con una loro, diciamo, sensibilità ambientale e una loro anche vulnerabilità
di un certo tipo, pieni di siti della rete Natura 2000, all'interno anche di parchi nazionali, insomma, quindi di aree marine protette. Che cosa dicono? Quindi è un insieme integrato di interventi, quindi la strategia a questo punto viene attuata con una individuazione di interventi. In effetti, il piano, in maniera massiva, in maniera molto importante, li declina tutti questi interventi, che sono quelli degli scenari di riferimento. Li declina e in qualche modo li analizza, li valuta. Quindi, a sua volta, il team di valutatori dice: sì, io prendo atto che tu stai dicendo che questo PMS non è solo un piano strategico, ma un piano integrato di interventi. Quindi ha un aspetto, diciamo, che incide sulla viabilità e sulla rete trasportistica, abbastanza importante. Quindi questa già è una precondizione per chi valuta, ma anche per chi ha sviluppato. E quindi si prevedono tutta una serie di azioni che poi nella relazione di piano e anche nella relazione pre-istruttoria sono all'interno di un cronoprogramma per ciascuna delle isole che sono coinvolte, appunto Lampedusa, Ustica, Favignana, Linosa, Pantelleria, quindi le Egadi più Ustica per intenderci. Benissimo. Dopodiché sempre il gruppo istruttorio prende atto che ci sarà un importante monitoraggio ambientale, diciamo, gestito come la norma in qualche modo e le direttive impongono, e quindi prende atto di questo grande contenitore. Però dall'altra parte si afferma che il piano, il PMS in esame, è un mero piano di indirizzo. In realtà è così, cioè i piani per la mobilità sostenibile tengono conto di scenari di riferimento di mobilità e la valutano se è più o meno sostenibile, e sulla base di questo scenario di riferimento di mobilità devono dare indirizzi e azioni per la sostenibilità, che potrebbero essere un rafforzamento del piano, dello scenario di riferimento, ma anche, poiché lo scenario di riferimento, ad esempio, non garantisce con quegli interventi quella sostenibilità che ci si aspetta per l'ambiente locale anche interessato, per la qualità dell'ambiente, per la qualità dell'aria. Ricordiamoci che la sostenibilità del PMS è anche legata al miglioramento delle condizioni ambientali. Abbiamo visto il PMS, il piano di mobilità sostenibile, ha obiettivi di sostenibilità intrinseci di una certa importanza. Quindi, da una parte è un insieme di infrastrutture e dall'altra è un mero piano di indirizzo. Appunto, lo è perché in effetti dovrebbe indirizzare verso le azioni di tipo materiale, ma anche immateriale. Per esempio, tutta la sensibilizzazione della collettività amministrata o dei turisti relativamente all'approccio sostenibile della mobilità del sistema insulare. Infatti, abbiamo detto, stiamo attenti quando andiamo a declinare i rapporti ambientali di VAS. Vediamo di partire correttamente, abbiamo detto, dall'articolo 12, diciamo da quello che è il famoso screening per scoping, poi per arrivare all'articolo 13, per capire e definire esattamente il piano che noi andiamo a valutare e che in questo caso avremmo potuto valutare anche innestando l'articolo 19, che avrebbe consentito, e questo è il goal della nostra giornata, avrebbe consentito di attivare quella procedura comune per la verifica di sostenibilità anche degli interventi, che è compito degli sviluppatori e valutatori andare a cogliere per la semplificazione. Cioè, se io sono così bravo nel campo dello sviluppo, ma anche della valutazione, ma diciamo dello sviluppo, questo è molto importante, e sono bravo anche come autorità ambientale, ti dico: ascoltami, siccome tu hai un piano di governo, hai un piano strategico, hai un piano di indirizzi, cerca di prefigurare già una serie di prevalutazioni, uno screening di via, laddove ci siano opere suscettibili di valutazione, quindi articolo 19, ma anche dove vi sia una preoccupazione in termini di cumulo e di sovraccarico della pressione progettuale,
per esempio in prossimità di aree sensibili e vulnerabili. Quindi si potrebbero dimezzare tutte le famose soglie per cui alcuni interventi o la loro modifica, anche la modifica dei piani o degli interventi, potrebbe far scattare sia l'articolo 19 quanto l'articolo 20, cioè l'articolo 23, scusate la via. Quindi stiamo attenti, cosa ti dice il gruppo di valutazione? Tu mi dici da una parte che hai un piano che dà indirizzi di sostenibilità, ti stai valutando uno scenario di riferimento che è irto di infrastrutture, che è irto di interventi materiali e immateriali. Forse me li riproponi, forse no, lo vedremo, forse cambi qualcosa, quindi stai variando. Un piano regolatore generale di fatto, perché tutti gli interventi è importante, e poi lo ripeteremo più volte. Tutti questi interventi di scenario di riferimento non me li hai neanche valutati giustamente a VAS, perché il parere sulla VAS del 2005 del piano regolatore. Ma questi interventi rappresentano, se uno poi, come ho fatto io, va a guardarsi tutti i piani regolatori, in questo caso delle isole minori, il 35-40% delle infrastrutture di piano. Quindi cosa avrebbe dovuto fare lo sviluppatore nella mente del gruppo anche istruttorio? In qualche modo avrebbe potuto attivare, e lo vediamo scritto nel parere, ecco semplificazione, razionalizzazione e procedure comuni. Avrebbe potuto attivare il famoso articolo 19. Quindi, cosa fa il gruppo istruttorio? Prende atto e li traspone nel parere istruttorio di tutte le infrastrutture. Quindi, PUMS o PMS, questo che stiamo andando ad affrontare, ma in generale tutti, poi vi farò altri esempi che sono sempre, diciamo, utili e funzionali alla razionalizzazione e alla semplificazione. Contengono una significativa, ho scritto io, ibridazione o integrazione con la pianificazione appunto della viabilità e con interventi strutturali che avrebbero dovuto essere ricompresi qualora fosse stato vigente il decreto legislativo 152/06, ma per la Sicilia, a onor del vero, l'assessore regionale pro tempore, il dirigente regionale pro tempore nel 2004, quando era appena uscita la direttiva del 2001, quindi nel 2002 e nel 2004, hanno detto: vero, gli stati membri ancora non si sono adeguati alla direttiva VAS, ma per noi assessorato, in qualche modo, quindi con un dispositivo assessorile, avevano disposto già che comunque si potesse procedere alla valutazione ambientale strategica, in quanto peraltro già strumento di verifica della sostenibilità ambientale dal 98, da quando c'erano i fondi strutturali che venivano valutati dal punto di vista della strategia dell'ambiente. Chiusa questa parentesi e tornando indietro, con molta calma e tirando sempre il nostro breve respiro. Non li hai valutati a VAS, perché poi tutti questi piani regolatori sono stati approvati tutti entro il 2005, 2006 e comunque prima del novembre 2006 della vigenza del decreto legislativo. Quindi il gruppo istruttorio cosa ti dice? Non dice esplicitamente che non sono stati valutati a base, però ti dice: stiamo attenti che qua andiamo a valutare una serie di infrastrutture che sono quelle comunque inserite in atti di pianificazione. E li riporta tutti quanti, sia per Lampedusa, vedete c'è molto, lavori di sistemazione delle strade, progetti di completamento della sistemazione del lungomare, laddove spesso i lungomari sono ecosistemi di frontiera, diciamo, nelle aree marine protette, di aree tutelate e protette, ancorché diciamo di siti della rete natura marina costieri, marino e costieri. Quindi poi viabilità tangenziale, nuove arterie stradali, circonvallazioni e la ciclopedonabilità. Quindi diciamo, al di là del fatto che poi questi interventi facciano parte dello scenario di riferimento, li vedremo riproposti nello scenario di piano. Quindi
prende atto appunto il gruppo istruttorio che appunto per Lampedusa, per Favignana, come vedete addirittura ci sono interventi relativi, come vedremo, ai trasporti aerei, ai trasporti marittimi, ci sono esigenze legate al miglioramento dell'accessibilità da mare, quindi i porti, quindi un sistema di mobilità abbastanza importante per le isole, che molto spesso, diciamo, i collegamenti, anche ai fini turistici, sono assicurati proprio, ovviamente, non soltanto dal sistema dei collegamenti marittimi con le città, diciamo, con le città vicine, ma soprattutto con aerei o appunto il grande sistema portuale. E gli aerei sì, perché se voi considerate dall'isola, la distanza dell'isola Sicilia stessa, dai propri arcipelaghi, e questo è uno dei piccoli arcipelaghi dell'isola, è tale da rendersi necessario molto spesso l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali. Quindi anche qui a Ustica la stessa cosa, completamento del porto, nuove arterie stradali, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è l'innesto della mobilità a dolce, ma si parla ancora di infrastrutture importanti, per esempio sosta e parcheggi, anche garantire l'intermodalità. C'è l'uso e il trasferimento attraverso varie modalità, arrivo col mezzo privato, col bike sharing la bici, percorro l'isola, però posso arrivare con varie modalità, aeroporto, poi appunto mezzo pubblico, per esempio una minima rete di TPL. E arrivare all'interscambio e utilizzare poi un mezzo che mi consente, senza grandi impatti, di visitare l'isola e di godermela, per esempio, attraverso l'utilizzazione della mobilità dolce o ciclopedonale. Poi, appunto, abbiamo visto c'è l'area del trasporto aereo, stradale, marittimo, ce ne sono parecchie di situazioni infrastrutturali. E andiamo ora a cosa ha valutato il gruppo istruttorio. Quindi dice: non si può non osservare che gli interventi declinati per ogni isola, stiamo attenti perché giustamente c'è il gruppo, abbiamo visto delle isole Egati, poi le Pelagie con Lampedusa e Linosa, Pantelleria e Ustica e poi le tabelle. Dice: stiamo attenti, voi le avete inserite in un mero elenco, loro non entrano nel merito che si tratti di scenari di riferimento, lo usano quelli ovviamente lo scenario di piano, cioè se io vado a fare la VAS, la vado a fare su uno scenario prescelto che chiamo scenario di piano, quindi che è andato oltre lo scenario di riferimento, che avresti comunque dovuto valutare rispetto all'evoluzione dell'ambiente in assenza di interventi, ma qua avremmo dovuto valutarlo in presenza di interventi, cioè a dire lo scenario di riferimento non è mai andato a VAS, correttamente avrei dovuto prenderlo come alternativa, cosa che in qualche modo emerge dallo studio come opzione alternativa, che non è l'opzione zero, cioè non è il non fare in questo caso. In questo caso è il fare secondo una programmazione, una pianificazione che mi sono data e che mi dovrei andare a valutare. Poi aggiungerò o toglierò alcuni interventi, e questo è lo scenario di piano, ai quali aggiungerò altri interventi anche di tipo immateriale, che comunque una mobilità, per quanto non impattante, in qualche modo vanno a inferire all'interno della pianificazione. E quindi cosa dice il gruppo istruttorio? Io non ho studi di progetto, cioè non li ho potuti valutare a VAS nel piano regolatore e non è supportato, ma se me li stai inserendo un atto di pianificazione, mi stai inserendo una serie di interventi infrastrutturali per la verifica di una strategia di sostenibilità e per migliorare le condizioni della mobilità in direzione di sostenibilità, in qualche modo tu ma li devi andare a descrivere. Quindi cosa dice il gruppo istruttore? Andiamo poi alla razionalizzazione. Questo è molto importante, è un aspetto importante per la semplificazione. Quindi il gruppo istruttore dice: per tutti gli interventi di tipo strutturale, io l'ho ripreso esattamente dal parere del gruppo istruttorio, dove vedete il corsivo,
è tutto preso dal loro parere, che comportino moderate o pesanti conflittualità sulle componenti ambientali e del paesaggio a lungo termine e in modo permanente. Il paesaggio è una delle matrici più importanti, soprattutto a livello dell'indagine locale, a livello delle isole, potete immaginare. Come già riportato, dice al punto 5 della relazione, lo dichiarate voi sviluppatori, alcuni interventi sono prevalentemente di tipo diretto, potenzialmente negativi a lungo termine e permanenti. Quindi me lo dite voi. E qui, a questo punto, se non l'avete fatto qua, quindi se non è colta l'opportunità della loro descrizione, della loro gestione con l'articolo 19, lo farete a parte. Quindi già c'è una sorta di, non dico appesantimento, perché diciamo è il modo più normale di andare a gestire le procedure col testo unico dell'ambiente. Ma se l'avessimo fatto a VAS, noi avremmo avuto già nel parere condizioni e prescrizioni, che sarebbero venute fuori anche dall'attuazione dell'articolo 19. Un passaggio fondamentale che ha una sua durata e una sua complessità, perché c'è sempre un parere sull'articolo 19 che l'autorità ambientale dovrà rilasciare, che avrebbe potuto essere rilasciato in questa sede. Quindi già questo è un aspetto fondamentale della semplificazione e della razionalizzazione. A VAS, laddove ci sono interventi non valutati precedentemente, per esempio, già questo è importante all'interno di un atto di pianificazione. Quindi non pensate o non vi riferite in maniera proprio pedissequa all'articolo 19, quelli che rientrano nell'allegato XYZ, eccetera, quelli che determinano l'impatto. Quindi è importante, applichiamo l'articolo 19. Immaginate voi quanti articoli 19 ci saranno all'interno di un piano regolatore, no? L'abbiamo visto l'altra volta, no? I villaggi turistici che hanno una certa dimensione e se ne vanno a verifica. I centri commerciali che chiaramente superano una certa classificazione. I parcheggi che superano il numero di 500. Significa, no, fargli poi l'articolo 19, le VAS, che forse andrebbe fatto, a mio parere. Perché cominciamo a snellire le procedure ed avere esattamente la consapevolezza degli impatti di un atto di pianificazione. Quindi, al di là poi della pedissequa applicazione della legge, cogliamo invece l'opportunità che ci dà la normativa, laddove, come in questo caso, tutti gli atti, tutte le azioni inserite nell'atto di pianificazione o della strategia di mobilità sostenibile proposta non sono stati mai valutati e non lo saranno mai. Si aspetterà sempre questo famoso articolo 19, forse. E poi, naturalmente, siccome tu non hai, diciamo, dato un impatto, una dimensione, un'importanza, ti ho detto che ce ne sono alcuni tipo diretto, permanente, ma non mi hai dato dimensione, importanza e durata dei vari impatti. Poi c'è anche lo studio di valutazione incidenza che andremo a vedere. Questo è solo parere istruttorio del rapporto ambientale VAS, che sarebbe stato coordinabile con l'articolo 19. E quindi che cosa dici? Intanto ti vedi la relazione tra questa tua sostenibilità della mobilità con questi piani, ovviamente che sono sovraordinati o preordinati e che sono intrinseci con gli obiettivi di sostenibilità del piano. E quindi sono tutti declinati. E ti dice, per tutti gli interventi leggeri, immateriali, è possibile individuare, dice il gruppo istruttorio, una pertinenza e una, diciamo, non conflittualità con questa pianificazione. Per tutti gli altri, fammi l'articolo 19. E sono parecchie, non solo, ma ci sono atti di pianificazione che saranno probabilmente svolti all'interno di revisioni di piani regolatori portuali, che sappiamo la normativa vigente, laddove ci sia stata già una buona VAS, poi per la via non è così complicato il ragionamento. Quindi sarebbe stato possibile anche andare a verificare le procedure parallele, in itinere o già espletate per i PRP. E questo
sarebbe un ulteriore elemento di semplificazione, di razionalizzazione. Noi abbiamo parlato sempre, e lo dice anche l'orientamento comunitario, anche la comunicazione che ha dato vita poi al famoso articolo 27, articolo 27 bis del 27 luglio 2016, quando parla appunto di procedure comuni e coordinate. Non diciamo nulla di nuovo. E quindi dà le prescrizioni che potevano essere invece già delle condizioni una volta verificato anche il piano con l'articolo 19, potevano essere individuate come condizioni di sostenibilità, per esempio, del piano e misure di attenuazione e quindi no compensazione o mitigazione che forse in caso di assoggettabilità via poi comunque saranno prescritte. Si poteva già intervenire ex ante, orientando, e questo è il primo gol della giornata, orientando i progetti e quindi verificando l'innesto degli obiettivi di sostenibilità, degli obiettivi di piano, che ce li ha intrinseci, gli obiettivi di VAS all'interno della progettualità. Questo si può fare, abbiamo visto, anche con i piani regolatori. E qui naturalmente lo sforzo della genericità, purtroppo. Che cosa dice poi il gruppo istruttorio? Io ti dovrò dare sulla base delle tue dichiarazioni, infatti tipo diretto permanente, bla 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 bla, il fatto che comunque l'ambiente è di una certa vulnerabilità e suscettibilità, cioè è un ambiente delicato, ci sono siti della rete Natura 2000, ci sono le aree marine protette, quindi i parchi nazionali. A questo punto io declino, con la genericità del caso ovviamente, in assenza di sviluppo dell'articolo 19, auspicabile sempre in questi casi, ti dico appunto che fuori non mi puoi mettere gli impianti di illuminazione, insomma, li devi gestire in un certo modo, mi devi fare i regolamenti che mancano. Tu mi hai parlato di mobilità sostenibile, però per la logistica, il trasporto delle merci, anche le azioni di tipo immateriali, non hai definito le attività regolamentari. E così andando avanti, altre prescrizioni. Poi, per ogni intervento, garantire sempre genericamente, sulla base delle informazioni genericamente rese, arriva al dettaglio dell'ambiente, gli interventi sull'area urbana. C'è un piano paesistico vigente nelle isole, no? In tutte queste isole minori. Quindi genericamente mi dai delle garanzie in maniera tale che non si turbi sempre genericamente il paesaggio. Mentre invece se avessimo potuto fare una verifica ex ante sull'articolo 19, io sapevo esattamente che cosa andare a indicare e quindi cosa prescrivere per i progetti, laddove suscettibili o meno di articolo 23. In ogni caso, io avrei avuto delle precondizioni progettuali che poi il progettista avrebbe inserito nei vari progetti e nei vari ambiti locali di influenza dei progetti. Quindi avrebbe dato delle informazioni relativamente alla redazione dei progetti e ai capitolati tecnici, che non sono, diciamo, che sono elementi importanti per tutta la razionalizzazione, per andare a gara nei tempi giusti, per garantire poi la realizzazione degli interventi. Non dimentichiamo che i piani di mobilità sostenibile, come tutti gli altri piani, sono la redazione di tutti gli atti di pianificazione è precondizione anche per l'accesso ai finanziamenti. È precondizione per l'accesso ai finanziamenti avere fatto appunto le VAS, è precondizione accesso ai finanziamenti avere già svolto le procedure ambientali che hanno una tempistica che eccede i tempi normali delle conferenze dei servizi, dove spesso i pareri vengono emessi e portare avanti poi l'opera ai fini del finanziamento. Quindi attrezziamoci un po' prima, laddove l'opportunità è concessa e laddove un'amministrazione in qualche modo consapevole può con un proprio team, ma anche dando all'esterno gli studi, facendo coordinare
un team, facendo un team visto, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, attrezziamoci un po' prima, anche per accedere più facilmente ai fondi diretti e indiretti dell'Unione Europea. E qui appunto garantire il contenimento di inquinamento acustico, addirittura non c'era un piano redatto all'epoca, nel 2014 ancora non c'era il piano di classificazione acustica, quindi stiamo attenti che la VAS non è un mero confronto, è anche la valutazione di impatto ambientale, è fondamentale nel nostro caso che stiamo analizzando. La relazione con le pianificazioni o la regolamentazione dei limiti ambientali concessi nel settore dell'acqua, dell'aria, dei rifiuti, qualsiasi, l'amministrazione deve essere pronta se ha le competenze per la redazione di questi piani. Pensiamo anche ai piani di protezione civile che hanno una loro importanza nello svolgimento, nella realizzazione poi e nell'esercizio delle opere. Se c'è una competenza in capo agli enti locali, queste competenze vanno assolutamente e consapevolmente gestite. E poi dà le, diciamo, tipiche indicazioni di fase di cantiere, non solo in termini di sicurezza, ma anche genericamente adottare soluzioni che minimizzano i consumi di vegetazione autoctona, eccetera, eccetera, non avendo chiaramente la relazione. L'unica, diciamo, prevalutazione, ma anche questa non considerata molto approfondita dal gruppo istruttorio, è stata fatta in sede di screening Vinca, ma anche lì il gruppo istruttore ha detto qualcosa. Per gli ecosistemi, genericamente, ma sono appunto le raccomandazioni generiche di cui non ci si fa nulla, cioè si prendono, bontà loro, queste raccomandazioni, è giusto che il gruppo istruttore le abbia fatte, ma si mettono da parte, non sono utilizzabili per la VIA, laddove, e ce n'è di interventi suscettibili anche l'articolo 19. Quindi è stato un lavoro che in qualche modo avrebbe potuto essere tesaurizzato e valorizzato meglio, quindi tutto questo elenco di casistiche, di prescrizioni generaliste, avrebbero potuto tradursi per via, per i progetti, per la verifica di soggettibilità e anche per l'articolo 23 in attenuazioni e prescrizioni da inserire già nei progetti, quindi dalla VAS alla VIA. Quindi abbiamo detto, facciamo questa prima sintesi. E l'abbiamo detto, a partire da questa considerazione, e abbiamo detto, verifichiamo l'articolo 10,4, ci dà la possibilità di razionalizzare, di coordinare e di rendere procedure comuni. Quindi arrivare fino all'articolo 19, già in VAS, cosa molto importante. Poi, se c'è una programmazione e pianificazione importante, facciamolo. Collochiamo le informazioni e i contenuti richiesti dove? Dall'articolo 19, dove le andiamo a collocare? Queste indicazioni in VAS lo possiamo collocare sia all'interno dell'allegato 1, quindi screening articolo 12 VAS, quanto all'interno dell'allegato 6, comma 3, comma 1, articolo 13, rapporto ambientale. Cioè in qualsiasi elenco o indice o contenuto di rapporto ambientale, sia per la verifica. Per me è un unicum, ve l'ho detto già prima. Io parto dall'articolo 12 e vado a raffica, qualsiasi sia la tipologia di procedimento che ho avviato. E quindi abbiamo visto nell'articolo 12 lo potevamo indicare questo legame importante delle infrastrutture previste dal PMS quando noi. Diciamo, c'è questo quesito, ve lo leggo, in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. L'influenza, perché poi sappiamo che verranno fuori i famosi PUT, verrà fuori tutto il sistema infrastrutturale del PMS, quindi già a livello di informazione di articolo 12 e quindi di verifica lo poteva inserire. E poi articolo 13 del rapporto ambientale, questo rapporto ambientale potevo benissimo andarle a inserire in tutti i punti, sia nell'illustrazione dei contenuti del piano del programma,
sia per quanto riguarda la fase in cui io dovevo andare a verificare l'esistenza o meno di impatti. E quindi dopo gli obiettivi di protezione, potevo usarlo nella lettera F dell'allegato 6, possibili impatti significativi sull'ambiente e quindi potevo andarli a valutare non solo, ma anche le misure, punto G previste. Se la VAS mi chiede le misure previste, io perché non le tratto? Quindi la VAS mi sta dicendo in qualche modo, attrezzati per un livello di dettaglio della valutazione progettuale, per una possibile futura VIA o verifica di assoggettabilità VIA. Non è così rigida. La separazione tra le direttive non è così rigida. Quindi, come contenitore delle informazioni, addirittura l'articolo 19,2 mi dice fallo nello studio preliminare ambientale. E quando si fa uno studio preliminare ambientale? Lo sapete? Quando tutti questi interventi che sono stati inseriti nel PMS sono inseriti nella programmazione delle opere pubbliche. Quindi, lo sviluppatore o il valutatore, ma tocca allo sviluppatore, cosa fa? Si va a prendere questi interventi di scenario di riferimento o di scenario di piano che sono dotati o dei documenti di prefattibilità, chiamiamoli così, o degli studi di fattibilità ambientale, di studi che comunque hanno accompagnato per qualsiasi livello di progettazione, quindi dallo studio di fattibilità fino al progetto esecutivo, e il codice degli appalti declina opportunamente per ogni livello di progettazione che tipo di studio di verifiche devo fare a quel livello fino alla VIA. Però proprio dice l'articolo 19, ma avete lo studio preliminare ambientale. Quindi bastava o basta agli sviluppatori e poi ai valutatori a dire scusate, ma ci sono gli studi, vediamo che cosa c'era. E vediamo se sono studi aggiornati o studi di cui il redattore e lo sviluppatore di VAS può tenere conto. Quindi gli studi preliminari ambientali. E quindi, tornando indietro, per ogni intervento che poteva essere la variante o la modifica del progetto XY, che poteva essere il nuovo progetto inserito nella programmazione, noi abbiamo all'interno di tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione, quindi in possesso dell'autorità procedente che sta varando il piano e il programma, laddove gli interventi di scenario non sono stati valutati a VAS perché comunque non era vigente la normativa al tempo dell'approvazione del PRG vigente, che secondo me vanno tutti ad aggiornamento, come sono tutti ad aggiornamento, prenditi la programmazione delle opere pubbliche e prenditi tutti gli studi ambientali che sono stati fatti sia per l'inserimento sia per il livello corrispondente dei progetti. E quindi l'articolo 19 ti dice che cosa dovrebbero contenere questi studi. E quindi, famoso allegato 6, lettera F e lettera G, per ciascuna di queste infrastrutture avete detto medio, basso, permanente, non permanente, le opere a attenuazioni potrebbero essere queste. Una scheda a progetto non è uno sforzo di riprogettazione, ma è un consiglio che si darà ai progettisti. Quindi sono a livello di consiglio, fai una scheda tipo, prendi l'infrastruttura e gli dici, io sto facendo la VAS, ma siccome l'allegato 6 mi dice che devo andarle a valutare questi impatti, stiamo attenti. Se non l'ho fatto nell'ambito di una VAS precedente, lo posso fare con l'articolo 19 dentro la VAS. E si fa una bella schedatura. Razionalizzazione e semplificazione, questo è importante. E quindi, di fatto, che cosa dice? Lo studio preliminare ambientale tiene conto se del caso dei risultati pertinenti di altre valutazioni. È possibile pure che qualche grande opera o qualche importante intervento
sia stato inserito in una pianificazione a livello provinciale e lì o della città metropolitana e là ha previsto il suo finanziamento. Quindi andiamo a rebours, diceva un grande scrittore francese, andiamo a ritroso e andiamo a vedere se per caso nelle vaste di una pianificazione o negli studi preliminari ambientali di progettazione più spinte, quindi all'interno di finanziamenti o di piani superiori, già ci siano state delle considerazioni di tipo ambientale, delle valutazioni di tipo ambientale. Poi rispondo alle domande, lo vedo che già cominciate a fare le domande. E quindi poi andiamo a verificare. Appunto, sempre per l'articolo 19, si dice appunto che l'autorità competente nel valutare la suscettibilità, quindi nel valutare la verifica, nel fare la verifica soggettabilità VAS, tiene conto anche i criteri dell'allegato 5, che sono ben descritti, no? Produzione di rifiuti, bla 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 bla. Bene. Andiamo alla seconda parte. Quindi abbiamo visto come, con un esempio, ma tanti sono gli esempi che potremmo fare e tanti sono, purtroppo la replica di procedure che spesso si fa in maniera inconsapevole. La normativa, la direttiva VAS e comunque gli orientamenti e direttive comunitarie dice è da evitare la duplicazione di procedure. Di fatto noi incentiviamo la duplicazione di procedure. C'è un articolo 19 mal fatto all'interno di una VAS, perché di questo si tratta, non consente, cioè, se lo facciamo bene, eviterebbe il ricorso all'articolo 19. Se noi seguiamo bene l'allegato 6 del decreto legislativo del rapporto ambientale, articolo 13, ci dice e ci sollecita a farla questa verifica. E non solo, ma sulla base di alcuni criteri che vedremo ora da dove discendono. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche, vedete il caso tipico di questo PMS che abbiamo analizzato, che possono risentire l'impatto dei progetti, tenendo conto in particolare, bla 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 bla, li vediamo tutti, soprattutto il punto C della capacità di carico dell'ambiente naturale. E abbiamo poi anche i siti della rete Natura 2000, oltre ad avere i parchi, avere le aree marine protette. Quindi era possibile e diciamo che era sostenibile l'osservazione fatta dal gruppo istruttorio, abbastanza razionale. Stessa cosa, quando il gruppo istruttorio ha analizzato l'incidenza, dice, ma c'è una bella occasione, ma l'abbiamo fatto come articolo 19? Possiamo farlo nel raffronto, visto che quasi tutti gli interventi o hanno a che fare con le aree marine protette dove ci sono pure i siti della rete Natura, molto spesso, o hanno a che fare con i siti della rete Natura terrestri delle varie isole, prendevo le infrastrutture e me le andavo a verificare la Vinca. La Vinca, tra l'altro, fa parte anche di un procedimento unificato che dovrò fare all'interno della via. Se l'articolo 19 poi mi porta ad articolo 23, e comunque lo dovrò fare anche nell'ambito della verifica di assoggettabilità via l'articolo 19, lo potevo sviluppare già qua. Bene, prendono atto di ciò che c'è nel rapporto istruttorio, bla bla bla, e tutte le azioni, eccetera, però dice, ma voi stessi, ma e noi stessi, rileviamo che all'interno di questo quadro generale di interventi immateriali, ma soprattutto materiali infrastrutturali, ci sono azioni e interventi che io ti sto andando a elencare che possono avere incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti di queste, nei siti della rete Natura 2000. E in particolare, te lo dice, quindi non solo quelli che abbiamo visto che potevano essere oggetto dell'articolo 19, tra l'altro unificato a Vinca, anche quello, quindi si chiudeva il cerchio, VAS, Vinca, articolo 19 via, ma sono tanti, e sono tanti, però dice, per quanto tu me li elenchi, per quanto mi fai la loro rappresentazione e visualizzazione in screening di Vinca,
Il risultato è scarno e non può essere valutato, paragonato alla sua vincenza. Quindi, sforzo fatto dall'autorità procedente, sforzo ulteriore che dovrà fare l'autorità proponente, che può darsi non coincida con la precedente, per la viabilità, sì, ma per i porti, l'ampliamento dei porti, la sistemazione dei trasporti aeroportuali e marittimi, altre autorità proponenti dovrà fare, mentre qua si poteva fare in un tavolo comune di procedure. Cominciare a lavorare insieme tutte le autorità procedenti, insieme alla precedente del piano di mobilità sostenibile. Questa è razionalizzazione. Benissimo. E quindi diceva, a conferma di quanto sopra rappresentato, lo stesso documento riporta che in tutti gli interventi saranno previste in fase progettuale ed esecutiva, quindi il rimando si poteva fare in sede di articolo 19, lo potevi scrivere nell'articolo 19, e poi se c'era l'articolo 23 o anche qualora l'articolo 23 non ci fosse stato, sarebbe stato un obbligo per la progettazione andarla a inserire. Quindi queste azioni a tutela, a salvaguardia degli habitat stessi di valore ecologico e paesaggistico, come quelle azioni che tu mi hai detto, tu sviluppatore mi hai detto, creano impatti ambientali che si cumulano poi a quelli sugli habitat e sulle specie dei siti della rete Natura 2000, perché non me li hai valutati o prevalutati con l'articolo 19 qua. Quindi, scusate, prendo fiato e bevo un po' d'acqua, scusate. L'esempio utilizzato ha fatto emergere come lo sforzo iniziale, lo sforzo si fa tutti insieme appassionatamente quando siamo intorno all'autorità precedente e all'autorità competente. Intanto ci si vede, quelle precedenti o i soggetti proponenti, l'autorità procedente per tutte le procedure, dobbiamo farlo all'inizio questo sforzo. Mettiamo insieme tutto quello che c'è ed è tutto, abbiamo visto, pubblicato sui siti, è tutto esistente, compresa la programmazione delle opere pubbliche, che era proprio il goal da raggiungere. Si prendeva il pacchetto, si prendevano le infrastrutture e lo sviluppatore diceva ai comuni: mettiamo insieme scenario di riferimento non valutato a VAS, con scenario di piano, e ci facciamo un'unica VAS fino all'articolo 19, quindi è importante. E quindi andiamo al secondo livello. Tutto quello che abbiamo visto noi come criteri, come elementi di valutazione, sono già performati nella procedura VIA dalle direttive. Cosa che è più difficile, mi rendo conto, avere fatto per le VAS, ma già per le VAS abbiamo visto che abbiamo delle piste di controllo. Ma per la VIA ne abbiamo di meravigliosamente, scusate l'avverbio, fatte e create dalle direttive. E quindi abbiamo le famose checklist. Allora, ogni sviluppatore e valutatore che cosa fa? Si guarda la normativa, ma dietro la normativa non è che si alza il legislatore o il redattore della norma e si inventa criteri, linee guida, no, sono tutte desunte da operazioni comuni che sono confluite attraverso il concorso di esperti, di commissione, anche gli stati membri, in checklist di livello europeo. Quindi vi ricordate il famoso punto C, campo verde, scritta rossa, freccetta rossa che ho portato prima, no? Questo punto C. Questo punto C è una piccola parte di quelle checklist generate da un contratto della Commissione, della DG Ambiente e della Commissione europea, appunto un contratto specifico che nel 2017 ha messo in campo le linee guida per screening, scopie and EIA, e quindi dello studio di impatto ambientale. E in questi tre documenti, o tre documenti che sono stati poi generati da questo contratto, c'è il mondo, c'è la guida metodologica. Vi ricordate quella per la valutazione di incidenza che dovete tenere in considerazione, che vi ho indicato in una precedente webinar? C'è una guida metodologica per tutti e tre, per i livelli VIA e per la redazione del rapporto VIA e della sintesi non tecnica.
Mentre e trovate tutte le guidance, queste linee guida le trovate sul portale del MATM del Ministero. Sul portale del Ministero trovate linee guida ISPRA 2014, sia per VIA che per VAS. Ma io vi consiglio, io ho fatto ho tradotto, perché non esiste una traduzione ufficiale, mi sto traducendo e le sto mettendo, l'ho messa anche a disposizione, alcune checklist. Me ne sono tradotte tutte e ho fatto una bella. Queste sono le guidance che vi ho messo anche a disposizione. E ho fatto un lavoro che vi lascio, che secondo me è prezioso, che poi abbiamo visto, che ha fatto l'Unione Europea nelle famose guidance. Queste sono per lo scoping, ma ci sono anche per lo screening. Che ha fatto il ministero quando fa fare lo scoping per l'articolo 23 e che ha scelto la regione siciliana per il testo unico che sta varando all'assemblea regionale. Come vedete, nella descrizione del progetto ci sono delle domande che se seguite, cioè se ben seguite e se sono date bene le risposte, vi creano il rapporto ambientale per la VIA. Se voi date risposta e il Ministero vi impone di dare risposta, per esempio alla prima, la costruzione, l'esercizio e la dismissione del progetto comportano azioni che causeranno cambiamenti fisici per i luoghi? Anche l'Italia ha detto, rispondiamo a questa domanda nel nostro rapporto, perché questo scoping, queste linee guida, queste checklist, queste liste di fattori, poi servono a costruire bene, e lo vediamo nella terza guida, poi lo vedrete voi nella terza guida, il rapporto ambientale. Però già ogni sviluppatore o valutatore che ci vuole a farsi questa linea guida. Ogni volta che uno fa screening o scoping, si copia pedissequamente queste checklist e cosa converrebbe fare? Che ogni regione, come ha fatto un po' il portale nazionale, che ogni regione dica allo sviluppatore: guarda che io ti valuterò sulla base di questa checklist. Ma non è così chiaro molto spesso. Cioè, serve una maggiore chiarezza anche nei siti dell'autorità ambientale, sempre ai fini della razionalizzazione, farlo questo sforzo, metterle queste linee guida. E qua ci sono tutte. In giallo vi ho segnato quelle che il Ministero, la Regione e le varie regioni, perché una volta che il Ministero ha scelto le sue, le regioni cosa possono fare? Le regioni, paradossalmente, possono applicare tutte. Tutti i fattori in lista. C'è il Ministero, ti ha detto questi sono i minimi sindacali, come il DM 1444, ok? Questi sono i minimi che ti chiedo io quando fai scoping, ok? Come sono i minimi quando fai screening? Come ci sono i minimi quando tu mi domandi ma che tipo di procedura devo fare? E c'è la modulistica che conosciamo. Però le regioni gli enti delegati, che potrebbero essere anche le città metropolitane, le province, potrebbero dire: ma siccome io ho dei valori intrinseci che vado a tutelare e che secondo me comportano verifiche e criteri, applicazione di criteri nelle analisi e valutazioni ambientali che siano più restrittivi in relazione alla mia qualità dei luoghi, ai miei territori, al mio paesaggio, alle mie componenti ambientali. In teoria le potrei mettere tutte. Allora, le regioni devono dire allo sviluppatore e ai propri valutatori che cosa prenderanno in considerazione. Questo è quello che fanno poi le autorità competenti, ma questo è anche ciò che deve studiare lo sviluppatore e il valutatore, ciò che deve diventare bagaglio comune, quindi studiatele queste checklist, sono fondamentali. Ce n'è tante che le regioni non hanno inserito, il ministero non l'ha inserito. Come vedete, alcune. Ok.
Che cosa succede? Quando noi andiamo a prendere in considerazione queste checklist, queste liste, noi andiamo a costruire esattamente e come dovrebbe essere fatto un buon rapporto ambientale. Per esempio, guardate per scoping, quindi lì stiamo andando già noi per quando andiamo a consultare le autorità pubbliche per capire poi che tipo di informazioni andare a mettere nel rapporto VIA. A un certo punto dice, nell'area di progetto, e questo come vedete è il punto 24, è stato preso in considerazione da tutti e ci riporta al piano della mobilità sostenibile che noi abbiamo valutato, questa domanda e poi cominciamo a vedere le vostre domande, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono aree o superfici che sono occupate da recettori sensibili, per esempio ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture comunitarie che potrebbero essere influenzate dal progetto. Vi ricordate nel piano di mobilità sostenibile? Che cosa c'era scritto nel parere istruttorio e poi nel decreto che dice di assumere comunque le condizioni del parere istruttorio? I piani per la classificazione acustica. Quindi se non c'è un piano di classificazione acustica, vige il DM normalmente, quindi laddove ci sono recettori sensibili è possibile pure che la strada prevista nel PRG o non si fa proprio perché non c'è quel buffer necessario a garantire il livello sonoro per il recettore, che è la classe 1, per gli ospedali sapete è classe 1, e altri recettori sensibili laddove o i siti della rete Natura 2000 che devono essere dotati poi di piani di classificazione acustica ad hoc. Quindi o non si fa la strada, oppure se la strada deve coincidere con un recettore sensibile, la VAS e il probabile articolo 19 mi devono dire: devi fare un piano di risanamento acustico. Cioè io non posso dar luogo al piano di mobilità sostenibile se tu non mi hai fatto il piano di risanamento acustico, cioè se tu comune non hai trovato la provvista o tu ospedale o tu ASP o tu scuola, quindi province molto spesso per le scuole superiori, non hai trovato la provvista finanziaria per andare a insonorizzare e portare a classe 1, compreso il problema vibrazioni che va pure risolto, gli ospedali, le scuole e quant'altro, tu hai deciso e tutti i recettori sensibili. Quindi non solo se non c'è un piano di classificazione acustica, mi rimane in aria e quindi la VAS che cosa mi deve andare a dire in questo caso sulle infrastrutture? Mi rimanda al fatto che tu per fare l'infrastruttura o per fare il piano mi devi fare un piano precedente o preordinato o che comunque il comune avrebbe avuto il dovere di redigere. Io mi fermo per vedere se posso dare qualche risposta, alle domande in chat che vedo, se siete d'accordo. Allora, la prima domanda è: ai fini dell'avvio del procedimento e della pubblicazione, i documenti della VAS e dello screening devono essere distinti o possono essere eventualmente integrati? Allora, vi ricordo una cosa importante. Il nostro decreto legislativo ci dice che la VAS comprende in questo caso, quindi ha la procedura unificata. Potete farlo in qualsiasi modo. Potete destinare, perché esiste sia l'articolo 12 quanto l'articolo 13, esiste la possibilità di integrare gli studi di Vinca all'interno del rapporto ambientale. Oppure, come diceva, l'altra volta abbiamo visto, come ci diceva la commissaria ambientale, si potrebbero fare rapporti distinti. A mio parere, ebbene accennare nel pertinente capitolo dell'allegato sesto, per esempio, che quindi è il rapporto ambientale articolo 13, le risultanze dello studio di incidenza, cioè dire, capitolo 4.1 flora, faccio l'ipotesi, no? Oppure capitolo 6 della VAS, se esistono le aree tutelate, sensibili, eccetera. Io ti dico sì, esistono. Ti metto il frontespizio, per esempio,
dei vari formulari e ti visualizzo la cartografia ufficiale, ti do il link all'FTP, per esempio, del Ministero o della Regione, ti dico che, quali sono le analisi e le valutazioni molto brevemente, quindi in maniera sintetica, già nel rapporto VAS, le risultanze degli studi di incidenza, e ti rimando al documento. Perché questa metodologia mi può già agevolare per la sintesi non tecnica VAS, cioè ti dico procedura unificata e comune, perfetto. Ti dico anche che c'è il documento a parte, se lo vuoi approfondire, anzi lo devi approfondire nel caso di autorità competente per la valutazione, ma in quel modo ho già un capitolo VAS pronto per la sintesi non tecnica al pubblico interessato generico che sia, che poi sa che c'è quell'approfondimento. Quindi il mio consiglio è anticipatelo e fate una bella sintesi nei pertinenti capitoli del rapporto ambientale VAS, qualsiasi sia il livello, perché l'articolo 12 pure ve lo chiede, e poi rimandate al documento specifico. Poi, due, nell'ambito del permesso di costruire che comporta variazione agli strumenti urbanistici, il SUAP chiede agli enti competenti il parere. Nello specifico, il Comune, per il parere urbanistico e nell'ambito del suo endoprocedimento, procede alla verifica del soggetto abitomeno alla VAS, ovvero richiama in causa gli stessi enti che poi il SUAP, certo, secondo il 160, dovrà in conferenza di servizi per la variante. Non è questo un doppione, gli stessi enti devono esprimersi 2 volte sulla stessa pratica, convocati da 2 enti diversi, il comune competente e l'endoprocedimento SUAP per il PDC in variante. Allora, se il permesso di costruire in variante, già la procedura, il permesso di costruire in variante, essendo un titolo edilizio, deve averlo fatto anche attraverso il SUE, lo sportello unico edilizio. E non essendo un'opera pubblica, in questo caso penso che sia appunto un'opera di permesso di costruire in variante normale che va in conferenza servizi, che poi è collegato anche ad attività commerciale, quindi c'è SUAP SUE, già la procedura, già l'ha fatta il SUE, non credo che sia un doppione in questo caso. Se io vado al SUAP con un PDC in variante e io faccio la conferenza dei servizi SUAP, sono io che chiedo al SUE. Quindi è un endoprocedimento, quello che sto andando a verificare, che mi faccio con uno sportello comunale. Quindi è una procedura unificata. Non vedo io un doppione se la conferenza dei servizi è prevalente per andare a inserire una struttura commerciale che presuppone una variante di permesso di costruire. Bisogna vedere se il permesso di costruire nasce da una convenzione di tipo commerciale o nasce da una convenzione di tipo edilizio, che poi sta trasformando diciamo, una destinazione d'uso, diciamo, residenziale in una commerciale. Quindi bisogna capire come è stato incardinato, perché può essere un PDC, un permesso di costruire in variante ad una convenzione di tipo commerciale, per cui è tutto all'interno di questo aspetto dello sportello unico delle attività produttive. Se invece poi c'è un PDC che nasceva per altre destinazioni d'uso, là c'è un endoprocedimento che si attiva col suo. Ma in ogni caso, un PDC che comporta variante a uno strumento urbanistico deve tenere conto poi di una procedura che è fatta in consiglio comunale. Quindi è tutta una procedura gestita all'interno dello sportello, ma che non può saltare le fasi normali di varianti tipicamente urbanistiche, che non implichino ovviamente la localizzazione di opere pubbliche in variante, che è ben altro discorso. Quindi poi magari nel dare risposta scritta vi esemplifico dei casi che possono essere importanti per la procedura. In genere i comuni non duplicano le procedure. Quello che abbiamo visto noi è un problema di eventuale invece razionalizzazione di procedure che potrebbero evitare l'allungamento dei tempi. E qualora non sia stata, abbiamo visto tutto il sistema infrastrutturale, non sia stato valutato all'interno di un piano regolatore, avremmo potuto cogliere l'occasione per andare a fare un importante VAS
anche del piano di regolatore che non era andato a VAS, o anticipare elementi di VAS per l'aggiornamento di piano. Mentre invece i doppioni difficilmente a livello di varianti di PDC possono essere diciamo, effettuati all'interno della procedura gestita dal SUAP. Poi, in un PEC presentato per la verifica soggettabilità alla VAS, tratta il progetto di un supermercato che per dimensione dovrà fare verifica soggettabilità VIA. È sbagliato rimandare le proprie considerazioni ambientali nell'ambito del procedimento VIA? Ma il procedimento VIA è un endoprocedimento per chi poi rilascia il provvedimento finale. Quindi, che cosa succede? In questo piano commerciale, chi rilascerà il provvedimento finale deve fare prima la verifica soggettabilità o l'eventuale VIA. Quindi in quel caso è un semplice articolo 19 o un semplice articolo 23 che sono incardinate nel provvedimento finale, ma il procedimento naturalmente è avviato presso il competente sportello. E quindi è l'endoprocedimento che darà efficacia poi al provvedimento finale. Quindi rimandare no in questo caso. Se devi fare verifica soggettabilità avvia, va fatta la verifica soggettabilità VIA nel caso in cui non sia soggettabile a VIA e ci siano delle prescrizioni, anche nel caso di esclusione alla procedura superiore, quindi ad andare all'articolo 23, queste prescrizioni faranno parte del progetto di PEC. E poi, se l'intervento prevede la valutazione di VAS di competenza ministeriale, è possibile anche a seguito di dichiarazione espressa da parte del proponente attivare comunque il procedimento di SUAP per ottenere il PAO da rilasciare chiaramente successivamente alle determinazioni assunte da parte del MATM? Ma in genere, a differenza del 27 bis, appunto il PAO comunque fa sempre parte, è un provvedimento alla fine, cioè sostituisce una serie di procedimenti. Si può dire che il procedimento di SUAP, che poi è il provvedimento finale, sarebbe imperfetto senza il parere naturalmente di competenza o ministeriale o regionale. In quel caso il provvedimento che deve rilasciare il SUAP è un po' come il giochetto, la problematica che ha l'AUA. Se l'AUA ha una conferenza dei servizi della provincia e poi torna al SUAP per il provvedimento finale. In genere il provvedimento finale va rilasciato solo quando tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti si intendono conclusi a norma di legge e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal responsabile di procedimento della conferenza dei servizi. Quindi devono essere chiusi e perfezionati o perfetti prima del rilascio del provvedimento finale. Secondo me e secondo la legge, che potrebbe essere privo della sua efficacia. Io vi ringrazio, rimangono 2 secondi, non so se c'è il tempo di rispondere a altre domande. Al solito potete utilizzare Rete Italia Semplice e poi vi darò per iscritto tramite il sito dedicato all'evento le risposte. Io vi ringrazio e vi auguro buona Grazie, giornata. grazie mille, grazie per, anche nella chat ci sono tutti i complimenti, per questa esposizione chiara ed esaustiva. Ringrazio anche tutti voi per aver partecipato, ricordo che le domande a breve le troverete in forma scritta, anche se qualche così avete tutte le domande, sempre sulla pagina di eventi alla quale vi siete iscritti. Vi do appuntamento a settembre, dunque vi auguro anche buone vacanze. Per qualsiasi cosa, ponsemplificazione@formez.it e ci rivediamo presto. Arrivederci. A presto, arrivederci a tutti.